tutti! A bus, via! A Sulmona si è ripetuta l'antica tradizione della Madonna che scappa in piazza, un evento sentito e atteso non solo dagli abruzzesi, che attira a Sulmona migliaia di persone. Un'altra emozione anche quest'anno! Sempre, sempre emozionante, ogni anno. Com'è andata la corsa? Penso tutto bene. Sono talmente forti che è difficile descriverle. Comunque una grande soddisfazione. Esatto. Auguri a tutti. In una manciata di secondi la Madonna corre verso Cristo risorto, stringendolo in un ideale abbraccio di liberazione e di gioia. Un momento molto forte quello di quest'anno che abbiamo vissuto qui in piazza a Sulmona. E questa settimana santa è stata la settimana di un tempo del Venerdì Santo in cui tutto si è fermato, tutto si è rallentato, lo struscio, ecco, della processione ci faceva dire proprio che qualcosa di molto forte era accaduto e noi abbiamo celebrato la morte di Gesù, la sua crocifissione. Con la Pasqua tutto si mette in fervore, tutto corre come la Madonna che scappa verso Gesù per dirci che anche noi dobbiamo essere pronti a superare le difficoltà il Venerdì Santo per andare oltre, verso la Pasqua, per correre insieme con Maria verso Gesù. È il momento più atteso dei riti tradizionali della Settimana Santa, a conclusione del triduo di memoria e celebrazione della Passione, morte e risurrezione di Cristo. Un'emozione intensa che si rinnova ormai dalla notte dei tempi, è un evento davvero incredibile, unico nel suo genere, da vedere, da vivere intensamente, perché viverlo in piazza con questa emozione collettiva che coinvolge tutta la comunità è davvero una cosa davvero unica. È sempre una grande emozione. Sì, guarda, ti sale il cuore in gola, sembra una cosa sciocca, una cosa semplice, non è così. Vedere le emozioni di questi uomini che con fatica portano correndo la Madonna di fronte al Cristo risorto e vedere la gioia nei loro cuori, nei loro occhi, quando si abbracciano per aver portato a termine questa missione, che è una missione che unisce lo sforzo fisico e l'intensità spirituale, è davvero un evento che suscita emozioni molto profonde e molto antiche ed è bello rinnovarle così. Una grande emozione, come diceva lei, ma una emozione ancora più forte, ancora più avvertita nell'edizione di quest'anno, perché abbiamo assistito ad una corsa perfetta nel suo svolgimento, nella ritualità ordinaria della sua plurisecolare esecuzione, accompagnata da una cornice di pubblico che non ha precedenti. Io ho assistito a tantissime corse, bisogna veramente fare andare indietro nella memoria per trovare una piazza così gremita come quella che oggi ha salutato la corsa della Madonna che scappa in piazza. Spero che sia un segno benaugurante per l'intera comunità, cogliamola, ecco, come un segno di speranza per la nostra città e per il nostro territorio.